Benvenuti oggi al tutorial sulla coxalgia. Vedremo un trattamento di mantenimento dopo la fase acuta. Spiegheremo ovviamente come risolvere la fase acuta, ma andremo a vedere nella pratica come mantenere questo fenomeno di artrosico man mano che passa il tempo durante l'anno per cercare di tenere un livello di benessere alto. Iniziamo con la nostra preparazione del corpo. Ovviamente, per mantenere un livello di benessere alto dell'anca, dovremo lavorare molto bene la zona lombare. Andiamo a sentire le eventuali contratture che si sono formate nel corso dei 2 mesi dall'ultima volta che abbiamo visto la paziente. I 2 mesi sono ovviamente un tempo estimativo, perché potrebbe essere 1 mese come potrebbe essere 3 mesi. Questo dipende sempre anche dal grado di anzianità del paziente. Andiamo poi a usare il prodotto DermoClean Solution, che lo andremo a versare nella bacinella di acqua calda, ovviamente, per poi andare a depurare la pelle ed essere più veloci poi con la trasmissione del dispositivo T+. Posso lavorare in maniera energica, essendo una situazione con poco dolore. E a questo punto sono pronto a lavorare con la T+. Prendo la piastra neutra e metto la corretta quantità di crema sulla piastra. La piastra deve essere tutta incremata, anche i bordi, ma diciamo che non ci deve essere uno strato eccessivo. A questo punto chiedo alla paziente di alzare la pancia e inserisco la piastra. Prendo l'elettrodo resistivo perché il mio primo scopo è di lavorare sul bacino e sulla colonna a livello lombare fino al diaframma. Partirò proprio dal diaframma. Accendo la macchina, preparo il telecomando, porto la crema vicino e faccio partire. Lavoro vicino attorno ai 50 watt, parametro che può cambiare per tutti i soggetti. La differenza che si crea può essere lo stato di idratazione di una persona rispetto ad un'altra, come l'età, come anche lo stato nervoso. Lo regolo a seconda di quello che sento sotto le mie mani. E chiedo alla paziente 3 respirazioni forzate e butta fuori. Chiedo sempre di inspirare col naso e di buttare fuori con la bocca. Fatto questo rapido lavoro, posso andare a lavorare e iniziare la mobilizzazione leggera delle vertebre lombare. Mi aspetterò
dal bacino che sarà abbastanza contratto, perché comunque il processo artrosico dell'anca porterà a non camminare in maniera agevole. Lo scopo infatti di questo trattamento sarà quello di ridare la giusta mobilità ed elasticità, ai tessuti in maniera da stimolare l'equilibrio corretto della zona. Eseguo questa manovra per la detenzione del quadrato dei lombi. E ascolto con le mie mani come il tessuto deve rilassare. Molto importante sarà adesso la manovra sul sacro con l'intra-extra rotazione, dove sarà una manovra, mi aspetto comunque dolore, quindi lavorerò in maniera cauta ma decisa. Se fosse questo un trattamento iniziale di un primo approccio su una coxartrosi, ovviamente questi movimenti sarebbero molto limitati. Utile da indagare in questo caso è la presenza di contratture sul muscolo piriforme. Per velocizzare il processo chiedo delle spinte interne. Vai. 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 Iliopsoas. Sempre in maniera cauta, perché comunque l'articolazione si presenterà rigida. E dopo aver ripetuto le stesse manovre nell'altro lato, per migliorare il discorso nella zona sacrale, chiederò delle spinte delle gambe per riportare i piedi al lettino. Dopo aver fatto questo processo, dovrò ascoltare come la mobilità del bacino sia aumentata. Con una leggera spinta, adesso pur avendo lavorato solo una parte, si può apprezzare come la gamba è slegata dalla schiena. Questo è molto importante. Fatto questo, andremo a lavorare sul bicipite femorale posteriormente.
Questo tipo di trattamento devo cercare di mantenere in tutta la parte trattata la stessa tipo di temperatura. Trattandosi quindi di un resistivo, dovrò considerare di aumentare la potenza richiesta al macchinario quando aumenterò la distanza dalla piastra. Se poi sento aumentare la temperatura, posso abbassarla. Cerco di lavorare per quanto è possibile sull'anca. Ricordiamoci che molto spesso su una coxartrosi il dolore arriva fino al ginocchio seguendo la fascia alata. Quindi sarà importante andare a lavorare anche questa parte. A questo punto, terminata la fase da prono, posso chiedere alla paziente di girare supina. La piastra verrà lasciata sotto la zona lombare, ma un pochettino più alta, in modo tale che se poi mi accorgo durante il trattamento di dover lavorare in questa zona, non entrerò in conflitto con la piastra. Controllo sempre che la piastra sia ben a contatto. Okay. Metto comoda la paziente. E ricomincio il trattamento. Zona fondamentale per partire da supini sarà l'interno coscia, la zona dell'inguine, perché il 50% del dolore molto spesso, oltre la zona esterna dell'anca, è proprio in questa zona. Tarerò la macchina in modo tale che mi dia sempre lo stesso wattaggio che sto cercando di mantenere in tutto il corpo per tenere la temperatura omogenea, e inizierò a lavorare, ma in maniera già molto dinamica. Chiederò quindi delle chiusure attive. È chiaro che se fosse una fase acuta del problema potrei sì fare questi movimenti, ma in maniera molto più cauta e rispettando sempre il dolore. Controllo dove sono le varie contratture e vado a lavorarle. Ovviamente questo lavoro deve essere personalizzato molto bene su tutti i pazienti. Sicuramente il mio obiettivo principale di questo trattamento sarà aumentare la mobilità dell'articolazione dell'anca. Quindi questo sarà il lavoro fondamentale che andrò a fare.
anche un allungamento della catena posteriore mi risulterà fondamentale per incrementare il movimento. Parto quindi con l'elettrodo di stare quasi al cavo popliteo e chiedo alla paziente di spingere verso il basso, cercando di mantenere il piede a martello. Per una maggiore completezza, poi sposterò l'elettrodo sotto il cavo popliteo, dove arrivano le inserzioni distali dell'ischio, quindi del bicipite femorale. Fatto questo, controllo come è migliorata la mobilità. Appoggio poi il suo piede al mio petto e gli chiedo di tirare verso la sua testa il ginocchio. Fatto questo, controllo il miglioramento. Posiziono poi in questo modo la gamba e chiederò delle spinte verso l'esterno del ginocchio, cercando sempre di bloccare con la mano libera il bacino in modo che la paziente non scappi. Eseguo poi degli allungamenti e le chiedo delle spinte verso di me. E controllo come è aumentata la mobilità dell'anca. Un lavoro molto interessante da fare e decontrarre con il fibrolisore. Quindi prendo il fibrolisore, in questo caso il capacitivo, perché voglio lavorare sulla muscolatura mediale e laterale. Quindi cambio il filo, non sarà più quello del manipolo, ma entrerà quello del fibrolisore, perché si parla sì di fibrolisi, ma abbiamo sempre a disposizione il dispositivo T+. A questo punto avremo riconosciuto sulla macchina che abbiamo il fibrolisore. Appoggiamo quindi al corpo e facciamo partire. Aumentiamo di poco la potenza. Con il sistema capacitivo la differenza di voltampere me la dà la differenza di contatto, quindi se avrò più o meno contatto dell'elettrodo o del fibrolisore in questo caso sulla pelle, avrò più o meno voltampere espressi dalla macchina. Come si può vedere in questo momento, con una superficie di contatto minima avrò la macchina che mi sprigiona 5-6 voltampere, ma se aumento la superficie di contatto arriverò anche con la stessa potenza richiesta quasi a 40 voltampere. Vediamo se invece torno solo con la punta del fibrolisore a contatto, avrò circa 7 voltampere. Ricordiamoci che col fibrolisore rispetto all'elettrodo abbiamo poca superficie di contatto e quindi non ci serviranno potenze eccessive per raggiungere la corretta temperatura. Il lavoro migliore che possiamo fare con il fibrolisore è quello di aspettare che la temperatura agisca per abbassare di almeno 2 punti la scala del dolore,
per poi fare il lavoro corretto della fibrolisi. Se mi accorgo che dovesse essere leggermente doloroso, aspetto che la temperatura faccia il suo effetto. Posso anche decidere di alzare un pochettino, sempre in maniera non eccessiva. Ora che il dolore si è abbassato, posso permettermi di essere più incisivo. La stessa cosa la ripeto dall'altra parte. Aspetto che la temperatura faccia l'effetto di abbassamento del dolore, per poi partire con lo scollamento. Se poi ci sono dei punti più dolorosi, mi concentro sul punto, sempre per aspettare che si abbassi il dolore, e poi ricomincio. Molto utile è controllare lo sguardo del paziente. Fatto questo tipo di lavoro, posso permettermi di terminare il mio lavoro con la fibrolisi in questo modo. La sensazione che deve rimanere sulla coscia sarà quella di leggerezza. Essendo oggi una fase di mantenimento, il trattamento con il dispositivo T-Plus si potrebbe considerare finito. Invece, per un tipo di trattamento acuto, dovremmo finire con dei minuti di capacitivo ipotermico nella zona inguinale e anche esterna del trocantere. Nella zona esterna del trocantere si potrebbe anche fare un resistivo ipotermico con pochi watt sulla zona fissa. Finito, vado a detergere la zona dalla crema. E per dare un maggiore effetto alla gamba andrò a usare l'Energy Oil combinato con la Energy A Plus Cream. Quindi farò un cocktail speciale tra questa quintessenza e la crema. Proprio per lasciare una sensazione di tonicità e leggerezza all'arto.
Grazie per averci seguito nel tutorial della coxartrosi. A presto!